Maurizio Ventre, coordinatore regionale atletica, struttura di attività atletica WISP. Oggi è una giornata importante anche per la WISP regionale, perché la 23 km vale come campionato regionale di mezza maratona WISP. Come sta andando? Bene, direi bene, se una risposta secca potrebbe essere questa. C'è una buona partecipazione, stimiamo che circa l'80% degli iscritti alla 23 km sia tesserato WISP, quindi concorre per il titolo di campione regionale di trail per il 2018, e quindi c'è un buon seguito. Ci rendiamo conto che quando la località rispetto alla regione è leggermente decentrata non possiamo, come dire, pretendere che partecipi la massa, che magari quelli che debbono venire da Carrara anziché da Lucca, eccetera, però insomma direi una buona partecipazione nelle previsioni. Siamo, si può dire, ormai al tramonto di questa stagione per l'Atletica WISP, anche se ancora tante gare importanti mancano, è tempo di fare un bilancio. Sì, i campionati per quest'anno 2018 sono finiti, comunque le gare continuano ad andare avanti. Un bilancio di massima dei campionati direi molto bene, abbiamo coperto quasi tutte le diverse specialità, tranne la pista, che, per la quale non siamo riusciti, purtroppo mio malgrado, è un cruccio questo qui, organizzare un campionato su pista, ma ce la faremo il prossimo anno sicuramente. Tutti gli altri campionati sono stati ben partecipati, di buona qualità e con presenze sul totale degli iscritti, che mediamente anche lì sono state intorno al 70%, quindi direi che la nostra gente, divenendo come nostra gente i tesserati WISP, ci ha seguito, va ai campionati, partecipa e è soddisfatto. 2018 verso la fine, ma atletica e podismo non si fermano mai, poi ci sarà tempo di dover pensare subito al 2019. Con quali novità? Allora, novità eclatanti non ve ne sono, diciamo, per quanto riguarda la struttura d'attività atletica, cercheremo di coprire tutte le specialità, alcune già sono in calendario ma siamo nella definizione di alcune altre specialità, quindi non tutte sono ancora in calendario. Forte spinta alla pista e alle siepi, alle campestri, perché è lì che raccogliamo più gioventù, i ragazzi giovani, i bambini di tutte le età, e quindi sicuramente vogliamo investire. Ci sarà sicuramente il campionato, ma ci saranno oltretutto diverse gare.